Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video dove vi consiglio 10 volumi da dover leggere assolutamente, secondo il mio parere. Oggi non parliamo di manga ma di graphic novel. Anche oggi non sarà una classifica ma solamente 10 volumi che vi consiglio. Quindi non è detto che ci sia il meglio della graphic novel mondiale, non è detto che ci siano le mie 10 posizioni preferite, perché quello magari arriverà in futuro. Sono solamente 10 graphic novel che penso che dovreste leggere, e sono escluse le graphic novel o i fumetti comunque italiani, perché su quello farò un video a parte. Ma iniziamo subito senza ulteriori indugi. Contratto con Dio di Will Eisner, la prima graphic novel di sempre, quindi come potete non leggerla? Will Eisner era il miglior autore americano, secondo me, che ci sia mai stato, il miglior narratore a fumetti che potesse esserci, un autore straordinario. E questa è un'opera struggente che parla di quest'uomo che perde la figlia e si lamenta con Dio perché a suo dire aveva firmato un contratto in cui questo non poteva assolutamente succedere. Molto molto toccante, e veramente se leggete le graphic novel e amate questo genere, di questo medium, diciamo, anche se così vogliamo, dovete assolutamente leggere Will Eisner se non lo state ancora facendo, e partire da Contratto con Dio, che è anche la sua prima graphic novel, è sicuramente il metodo migliore. Anche qui siamo nella top dei top mondiali. Mouse di Art Spiegelman, la storia della Seconda Guerra Mondiale vista attraverso gli occhi di un ragazzino che se la sente raccontare dal padre, il padre che è stato appunto protagonista di questa guerra. Ho fatto un video su Mouse, quindi potete cercarlo, è fra i miei vecchissimi video. Magari non vi assicuro sulla qualità, che può essere un po' scarsa, però sicuramente quello che ne pensavo allora e quello che ne penso adesso. Un capolavoro in cui i gatti, i nazisti, cacciano appunto i piccoli topolini che sono gli ebrei, e tutta la gente che era perseguitata dai nazisti, quindi non solo gli ebrei. Davvero davvero consigliato, un'opera d'arte e uno dei capisaldi del fumetto mondiale. Poi vi consiglio Black Hole di Charles Burns, che è un autore davvero straordinario. A me piace tantissimo il suo tratto, il suo modo di disegnare, ma anche il modo di scrivere delle storie. In Black Hole parla appunto di una malattia sessuale che sconvolge un po' la comunità dei giovani, quindi può essere una sorta di parodia amara dell'AIDS. Consigliato soprattutto a chi ama le letture più indie, indipendenti, e comunque quello che si discosta un pochino dal mainstream più classico. Stesso tipo di pubblico più o meno a cui si rivolge Patience e in generale tutte le opere di Dane Clowes. Patience non è la sua opera che ho preferito, ma decido di consigliarvi questa perché probabilmente è quella anche più accessibile se non si è mai letto questo autore, e da qui potete magari decidere se vi interessa oppure meno. Perché nonostante sia già complicata questa, le altre sono molto molto più complicate. Quindi vi consiglio di iniziare con Patience, ne ho parlato in altri video precedenti, ma è la storia fondamentalmente di un uomo che trova la sua ragazza morta nel suo appartamento e decide di scoprire di andare a fondo alla verità. Solo che andare a fondo alla verità sarà molto più a fondo di quello che pensava lui. Un altro grande classico di Alan Moore e David Lloyd, ovvero V for Vendetta. Bellissimo, qui nell'edizione deluxe della Lion, ma va benissimo qualsiasi edizione riuscite a trovare. E la guerra contro il buon senso comune, la guerra contro tutto quello che ci vuole essere imposto dai piani alti. Alan Moore sicuramente è uno che non ci sta e ha ributtato tutto il suo pensiero su V for Vendetta. Compratelo perché merita davvero. Un altro grandissimo classico è Il Corvo di James O'Barr, che molti conoscerete anche per l'adattamento cinematografico che è stato fatto con Brandon Lee come protagonista, un film che già di per sé ha una mitologia non indifferente, dovuta anche purtroppo alla morte di Brandon sul set, e fondamentalmente la storia è la stessa, quindi anche autobiografica da parte di James O'Barr, ma non vi dico di più, perché non è lunghissima, come vedete, come graphic novel, ma va letta sicuramente, una storia di vendetta nei confronti di quanto può essere grande la cattiveria umana. Di un autore straordinario come Craig Thompson, che sforna capolavori su capolavori, ho scelto di consigliarvi Habibi, questo grandissimo tomo, tra l'altro in edizione prestigiosissima e bellissima anche da vedere, che parla delle contraddizioni di un mondo arabo che ovviamente possono non essere capite spessissimo da noi popolazione occidentale, ma che se studiate più a fondo possono avere le loro fondamenta. E non solo, perché parlerà anche della stranissima storia di
amore, se così possiamo dire, tra i due protagonisti. Ogni opera di Craig Thompson è un mondo a parte. Cominciate, se non lo conoscete, magari da questo mondo e poi sicuramente vorrete scoprire anche tutti gli altri. Da Pianti a Dirotto è anche Rughe di Paco Roga, qui nella Peasant Edition, ma si trova anche in edizioni più deluxe, se volete. La storia di quello che è la terza età, praticamente per chi è più sfortunato, e durante questa terza età comincia a sviluppare malattie e quant'altro. E come noi persone più giovani vediamo un po' questa cosa, come ci approcciamo a questo, come ci rapportiamo a questo. Spesso non è facile, non è facile perché fino a quando non ci si trova nelle cose, ovviamente non possiamo parlarne con cognizione di causa. Però magari leggere queste opere ci può fare un attimino aprire gli occhi, anche se non ci può far cambiare idea, però forse un po' ci può avvicinare a quello che dovrebbe essere lo spirito. Poi Lo scontro quotidiano di Manuel Archenet, che è un autore straordinario anche qui come tutti gli altri che vi ho fatto vedere, e ho parlato anche di questo in un video precedente, se andate un po' indietro nei video lo troverete, verso settembre, ottobre, novembre. E qui praticamente parla del suo rapporto con i genitori, del suo rapporto con il fratello, del suo rapporto con la vita che è, appunto, come dice il titolo, lo scontro quotidiano di tutti noi. Leggetelo, assolutamente consigliato. E infine l'ultima opera che vi propongo è Essex County, Fantasmi della memoria di Jeff Lemire, praticamente uno dei miei autori preferiti. Il canadese riesce a smuovere le cose più i nervi più fragili dell'animo umano e a farci emozionare in tantissimi modi, a farci a volte paura, a farci a volte commuovere. E sicuramente però comunque sempre emozionare. Jeff Lemire secondo me è uno degli autori da tenere più sott'occhio per quanto riguarda la produzione nordamericana, appunto anche canadese come è lui, quindi davvero consigliatissimo. Queste erano le 10 graphic novel che vi consigliavo. Fatemi sapere voi cosa avete letto fra queste opere, quali dovrei leggere secondo voi che non ho fatto vedere. Comunque scrivetemi tutto nei commenti. Se il video vi è piaciuto condividetelo e lasciate un like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto e ciao.